Buonasera amici di Assi Sportivo qui dal Pallaborgio in compagnia di coach Degni. La sua squadra, la Cestistica Barletta, vince contro il Mola. Questa salvezza è stata raggiunta, questi due punti sono stati raggiunti, cercava riscatto ed è stato trovato. Sì, a partire da oggi ci sono nuove battaglie da fare, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Questo era uno di quelli che non potevamo sbagliare. Infatti sono molto soddisfatto sia della prestazione che la squadra ha fatto, ma fondamentalmente per i due punti che abbiamo preso, insomma, ci proiettano con un po' più di tranquillità, ma tranquilli non dobbiamo ancora stare perché non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ancora fare, insomma. Con la difesa, la vostra difesa è riuscita a tenere testa alle colonne della squadra del Mola oggi? Sì, noi questa squadra si caratterizza un attimino per la difesa e nel corso di questo campionato non l'abbiamo fatta veramente molto bene perché abbiamo perso delle partite per strada, veramente a mangiarsi le mani, però quando ci riusciamo e lo facciamo anche bene. La dimostrazione di stasera, siamo riusciti a tenere a 45-50 punti gli avversari, quindi è abbastanza soddisfacente sia per il gruppo sia per il lavoro che poi comunque i ragazzi fanno anche sul campo. Ecco, infatti più 20 punti di vantaggio, più o meno 25 punti di vantaggio. Ecco, secondo lei in questo campionato ha inciso un po' l'inesperienza dei ragazzi e qualche errore facile in una serie come la C1? Diciamo che stasera giocavamo, vista poi come si è messa la partita, anche per la differenza canestri, e siamo soddisfatti perché siamo riusciti a ribaltare almeno quella, quindi in caso di arrivo a pari punti abbiamo la differenza canestri migliore. Sicuramente questo è un campionato abbastanza duro, io l'ho sempre detto dal punto di vista tecnico, e abbiamo perso sì delle partite per inesperienza, però noi lo sappiamo, che abbiamo preventivato questo. Spero che i ragazzi alla fine avranno acquisito quell'esperienza giusta per l'anno prossimo, per fare poi una qualche cosa che ci può proiettare a fare un campionato con un po' più di tranquillità e a mettere ancora dei tasselli che vogliamo mettere, vista comunque l'affluenza di gente nonostante le votazioni di oggi e visto poi l'affetto che hanno i nostri tifosi nei confronti di questi ragazzi. Ecco, infatti la tifoseria è importante, lo si vede, ci sono molti tifosi che vi seguono, sperando anche che vi seguano in trasferta. La prossima sarà San Michele Maddaloni, nel girone di andata ha vinto. Quali sono le prospettive, come affronterà la sua squadra la prossima gara? Noi dobbiamo affrontarla nella maniera come affrontiamo tutte le partite. Anche sabato scorso dai gol abbiamo giocato 38 minuti e mezzo, e poi abbiamo buttato al vento una vittoria già in tasca, proprio per il discorso che stavamo facendo prima, perché i ragazzi sono ogni tanto vanno un po' fuori di esperienza. Domenica andiamo per portare due punti a casa, c'è poco da fare, però abbiamo bisogno che tutti quanti loro siano veramente attenti e concentrati, perché è un campionato che chiunque può vincere con chiunque, secondo me. Quindi anche l'ultima, adesso stiamo aspettando i risultati di Salerno, sta perdendo di due punti in casa col Maddaloni, perché il Maddaloni è il secondo, terzo. Salerno ha vinto, mi dicono. Ha vinto in diretta, abbiamo saputo. È una brutta notizia per noi, quindi significa che non abbiamo ancora fatto nulla, non è valso poco questo discorso. Dobbiamo continuare ancora a farlo. Va bene, allora buona fortuna e in bocca al lupo. Grazie coach. Ciao amici di Assi Sportivo qui dal Pallaborgio in compagnia del coach Lotte Soriere. Insomma, dopo la sconfitta contro il Benevento, usciti a testa alta, arriva questa seconda sconfitta contro la Aurora Cestistica Barletta. Si sperava naturalmente di avere una vittoria che non c'è stata. Cosa è successo? Purtroppo per noi un periodo molto sfortunato. La domenica è sempre frutto di quello che succede in settimana. Non riusciamo a fare un allenamento da chiamarlo tale dal 18 dicembre, quindi è logico che mentre le altre squadre crescono e hanno la possibilità di lavorare, noi abbiamo avuto veramente una serie a catena di problemi che ci sta condizionando molto il campionato. Questa sera non è andata bene perché purtroppo c'è stato qualche episodio di nervosismo a fine secondo quarto con gli arbitri e abbiamo subito delle sanzioni pesanti che poi hanno condizionato il resto della gara. Brunetti, Carulli hanno comunque fatto la loro bella partita e una crescita anche della personalità della vostra squadra c'è stata, a parte queste due ultime sconfitte. Sì, no, l'unico modo per andare avanti è stare uniti e in questo momento i ragazzi non posso rimproverare questo, loro stanno stringendo i denti veramente verso tutte le avversità che ci stanno proponendo. Certo, oggi c'è il rammarico, ho detto, le sanzioni sono state severe, però
anche noi siamo stati molto ingenui, perché insomma già sappiamo di essere molto corti, di avere queste difficoltà, non dobbiamo minimamente incappare in queste cose, benché oggi sono state ingiuste, però è sempre meglio non incappare, pensare solo al gioco, in modo che anche episodi ingiusti non ci mettiamo in grado che accadano. Cos'è mancato secondo lei in squadra? Forse un po' meno la compattezza del solito si è persa? No, guardi, io purtroppo porto il problema grave è stato quello di fine secondo quarto, delle sanzioni che hanno un po' innervosito la situazione. La squadra ci ha messo tutto l'impegno e la volontà, poi le condizioni fisiche nostre sono anche queste, ma perché la vera condizione fisica poi si allena facendo di 5 contro 5 in settimana, che noi non facciamo mai. Prossima gara, prossimo avversario sarà Lotti Juve Trano, settima in classifica, comunque una squadra che sta affrontando un buon campionato. Quali sono le sue prospettive riguardo alla prossima gara? Beh, noi abbiamo adesso 3 partite in casa e 4 fuori, e nelle 3 in casa dobbiamo sputare veramente tutto il sangue che abbiamo e tutta la rabbia che abbiamo dentro, perché sappiamo che mettendo quelle 3 partite in casa portiamo a casa tranquillamente la salvezza, che siamo a 14, a quota 20 pensiamo di poter stare comunque tranquilli. Quindi domenica con Trani riuniremo tutte le forze, vedremo ora cosa succederà col giudice sportivo, però contiamo di presentarci nella migliore condizione possibile, sperando di recuperare qualche pezzo in settimana. Bene, grazie coach, alla prossima. Grazie. Siamo qui dal Pallabordo in compagnia di Marco Sisto. Ecco, vince la Cestistica Barletta, ritrova questa tranquillità, cercava riscatto e l'ho trovato contro il Mola, cosa ne pensi? Ma oggi l'unica cosa che contava era portare a casa la vittoria. Dopo esserci andato vicino più e più volte, penso che abbiamo messo in campo la determinazione, la cattiveria, la tecnica giusta per vincere più che meritatamente questa partita. E questo comunque è il frutto del lavoro che stiamo facendo non solo da una settimana a questa parte, ma da tempo addietro. Quindi continuando su questa strada, secondo me potremmo riuscire a raggiungere importanti risultati. Ecco, il Barletta che ha saputo tener testa a colonne importanti come Carulli, Brunetti, insomma, ha fatto una bella partita, una bella prestazione, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Certo, siamo riusciti a tenere bassi i nostri avversari nel punteggio e ciò ha prodotto uno scarto notevole a fine del punteggio, mi sembra di 25 punti. E penso che comunque abbiamo meritato, come detto prima, la vittoria e i 25 punti di scarto, anche perché ci tenevamo a ribaltare la differenza canestri che era di 17 punti. Quindi ora possiamo comunque aspirare a un posto nei play-off, visto che col Mola appunto abbiamo la differenza canestri a favore. Ecco, qual è stata la molla che è scattata in voi? Qualcosa che vi ha spronati di più a dare di meglio oggi? Ma noi ci siamo sempre stati, noi abbiamo sempre messo grinta, voglia di vincere. E oggi onestamente ci è girato tutto bene, siamo riusciti a difendere, ad attaccare, a tenere. Poi anche l'espulsione di De Bellis ci ha favorito notevolmente secondo me, perché comunque De Bellis è uno dei playmaker più forti di tutta la C1 ed anche di categorie superiori, quindi siamo stati agevolati in questo. Però come detto, la vittoria è stata più che meritata. Ecco, e la prossima gara sarà contro il San Michele Maddaloni, che nel girone di andata ha vinto. Come l'affronterete, sia moralmente, sia psicologicamente, sia insomma fisicamente? Beh, Maddaloni è una corazzata costruita comunque per vincere il campionato. Noi ricordo che alla partita di andata le tenemmo testa, perdemmo dopo un supplementare di un punto, quindi andremo lì a casa loro e ce la giochiamo a viso aperto come facciamo sempre. E con la difesa, la grinta, il gioco di squadra che stasera è veramente stata l'arma principale, secondo me, per ottenere i 2 punti, per me potremmo anche tentare il colpaccio a Maddaloni. Grazie Marco, alla prossima.